Quando Hugh Jackman non sarà più in grado di interpretare Wolverine, il mutante della Marvel, non sarà più lo stesso. È inevitabile, come quando un personaggio al cinema o in TV cambia doppiatore. Perde sempre qualcosa. Fortunatamente il nostro Hugh è destinato a vestire i panni del tormentato X-Men ancora per un po', sia perché conserva una forma fisica invidiabile a 45 anni, sia per gli impegni in agenda. Prima tornerà alla corte di Bryan Singer per X-Men, Giorni di un futuro passato, poi collaborerà di nuovo con James Mangold per il sequel di Wolverine, l'immortale. E sarebbe la settima volta che Hugh Jackman potrebbe calarsi nei panni di Wolverine, un record per quanto riguarda le occasioni che un attore ha incarnato un supereroe dei fumetti. E attualmente è di fronte alla macchina da presa per un settimo film, come dicevamo, sempre ispirato alle pagine Marvel. Jackman è particolarmente affezionato al personaggio che gli ha dato tanta fama e anche per questo ha cercato di portare Wolverine a nuovi livelli di fisicità in questo film. Ho affrontato il programma di preparazione più intensivo e rigoroso a cui mi sia mai sottoposto, combinando una dieta rigorosa, un addestramento fisico estremo e lezioni intensive di arti marziali, ha detto l'attore. Un'altra sfida era prepararsi alla lotta orientale, lavorando a stretto contatto con la squadra di stunt per imparare ninjutsu e altre arti marziali giapponesi. Mi allenavo ogni giorno e devo ammetterlo, pensavo che andare in palestra fosse dura, ma imparare le arti marziali è 10 volte più faticoso. Visto il successo del film, i fan vorrebbero rivedere Hugh presto nei panni di Wolverine. L'attore, intervistato recentemente da Entertainment Weekly riguardo a un nuovo capitolo sulla saga dell'eroe dell'artiglio d'adamantio, ha dichiarato: «Ho parlato al telefono con James Mangold l'altra sera e ha già delle idee interessantissime che muoio dalla voglia di dirvi, ma sarebbe come rivelare un segreto». In teoria, il contratto dell'attore con la Fox terminerebbe con il nuovo film di Singer, ma il rinnovo sembra scontato. A ogni modo, dietro il sequel di Wolverine, l'immortale, ritroveremo lo stesso team dell'episodio in terra giapponese. Voglio farlo solo con James e Lauren Shannon Donner, il produttore storico dell'intera saga sull'X-Men. Sono davvero orgoglioso del loro lavoro. Di un'altra cosa, Jackman è sicuro che non si procederà con la produzione finché alla base non ci sia una storia valida. Non voglio buttarmi, dice, in un sequel se non ho la certezza che ci sia un motivo valido per farlo. Amo questo personaggio, è come se fosse il mio migliore amico e penso che abbiamo una grande opportunità di fare qualcosa di veramente importante. Ma deve essere epico.